È una mostra che fa leva e fuoco sul rapporto tra la pittura di De Chirico e il suo amore per l'antico in questa sede e crea un dialogo tra appunto la pittura dell'artista e queste vestigia così importanti dell'arte antica di Palazzo Altemps. Nella mostra, oltre alla selezione dei dipinti, è un'antologia di una trentina di opere molto scelte e in questa antologia ovviamente primeggiano i quadri che hanno proprio come soggetto i frammenti dell'antico, i frammenti delle statue, l'eco appunto della statuaria greco-romana, vi è una ricca selezione di disegni perché costituiscono un cammino parallelo a quello della pittura. È un linguaggio che si sviluppa con una propria autonomia e diventa complementare, integra la creazione della pittura. E nel disegno noi abbiamo una ricchissima produzione di nudi, di disegni di nudi di giovani, che sono quelli che più fortemente richiamano la statuaria antica, la statuaria greca, la statuaria greco-romana, e che creano appunto questo dialogo, questo raffronto, questo rapporto che nella mostra, diciamo, è uno dei fuochi, uno dei nodi essenziali di identità della rassegna.